Al Parco della Favorita per la presentazione del libro di Maddalena Rostagno con Andrea Gentile, Il suono di una sola mano, storia di mio padre Mauro Rostagno con la prefazione di Michele Serra. Siamo qui proprio con Maddalena a cui chiediamo innanzitutto, questo è un momento importante perché non solo domani il 26 settembre è la ricorrenza dell'uccisione di Mauro Rostagno, ma il 28 riprenderà anche il processo che dopo tanti anni è stato proprio, è cominciato praticamente, potremmo dire, nel 2011. Sì, è un anno importantissimo questo, perché appunto solo dopo 23 anni siamo entrati in un'aula. Insomma, 23 anni sono un tempo talmente lungo che, con tutta la buona volontà e la speranza, inevitabilmente hai dei momenti dove inizi a non crederci più, a non sperarci più. Quindi quest'anno sicuramente è un anniversario forte, anche di festa. Poi il processo appunto è appena iniziato, non si fanno bilanci e tutto, però c'è molta speranza rispetto ad altri anni, sì. Dopo tanti anni tu, Maddalena, hai deciso di scrivere un tuo libro, dal tuo punto di vista il racconto di un padre, oltre che di un giornalista, un sociologo. Sappiamo Mauro Rostagno è un uomo dalle tante vite ed è anche per questo probabilmente che la sua memoria è molto forte anche oggi. E che cosa veramente ti ha spinto? C'è una ricerca anche di dire la tua su quella che è stata la tua relazione privata, personale, ma anche di dare degli elementi di conoscenza sui fatti e di aiutare anche ad aprire delle finestre per quello che potrebbe essere anche, non so, il processo o un'indagine su ciò che è veramente accaduto. L'ho detto anche l'altro giorno a una presentazione con Gad Lerner. Il motivo che mi ha spinto a fare questo libro non è un motivo privato mio, non era un bisogno di raccontare il mio rapporto intimo d'amore con mio padre agli altri. Quello è un rapporto che coltivo quotidianamente, ma lo considero intimo. Il motivo per cui ho deciso di raccontare il libro è legato al processo in corso, sarebbe ipocrita negarlo, e al fatto che comunque in questi 23 anni si sono scritte e dette troppe cose. Quindi ho pensato di usare quella che può essere la mia chiave vincente, mi si consente questa frase. Quindi, insomma, io rispetto ad altre persone che hanno vissuto con Mauro, ho la mia caratteristica è che sono la sua bambina. Quindi ho pensato di raccontare dei pezzi della storia d'amore che ho avuto col mio papà per avvicinare una persona e cercare di raccontarli, ovviamente attraverso la mia esperienza, perché non possiedo io la verità, ma di raccontare dal mio punto di vista, che però credo sia molto più veritiero e rispettoso di molti altri, ciò che è successo in questi 23 anni alla figura, alla memoria di Mauro, che ha inciso sui tempi per arrivare in aula in maniera determinante. Si sarebbe potuto arrivare molto prima, quindi insomma, diciamo che e non credo che nessuna persona senta il bisogno di raccontare i propri sentimenti riguardo a un proprio caro. È una chiave che si usa per avvicinare le persone e sensibilizzarle, anche perché i processi si fanno in aula. Io sono una persona molto rispettosa, soprattutto per il momento in cui viviamo. Io credo però che, come dire, l'attenzione del pubblico conti molto. Anche, lo racconto anche nel libro, la raccolta di firme che c'è stata per mio padre ha spinto molte cose, è stata determinante. Quindi il fatto che si stia svolgendo il processo in aula, il creare un'atmosfera intorno di attenzione, secondo me può contribuire a quello che poi succede in aula.
Certo, infatti anche noi con Radio 100 Passi pensiamo di seguire un po' più da vicino quello che accadrà, ma io vorrei tornare, in questo libro si parla sia dell'esperienza di Mauro Rostagno in lotta continua, lui è stato uno dei fondatori, insomma tutta il periodo di Trento, poi l'esperienza della comunità Saman, ma io vorrei tornare invece proprio per l'interesse che attribuisco a questo momento un po' all'ultimo anno, a questo 1988, 1987, gli ultimi anni, quando Mauro Rostagno si dedicò molto a questa attività giornalistica e conosceva, indagava il suo territorio, quello di Trapani, dove appunto la comunità Saman viveva, cosa a cui lui, mi pare, il progetto a cui ha dedicato tanta energia e tanta della sua vita. Però fare il giornalista era diventato per lui una cosa importante, andare a scavare nelle cose che non andavano, e lì a un certo punto lui capisce che a Trapani accadono tante cose, quindi qui si parla non soltanto della mafia trapanese, si parla anche di questa loggia, appunto la loggia Scontrino, collegata a Gladio, collegata al SISMI, mi pare che fosse appunto di... Però la cosa è fondamentale, che lui nel 1987-88 inizia, fa una dichiarazione che mi pare che tu riprendi, ai carabinieri, in cui già parla di un traffico di armi, cioè lui comincia a indagare un elemento di novità rispetto, diciamo, alle solite questioni locali. Di che cosa si tratta? Io ho un po' di difficoltà a parlare di quello che sta succedendo, è successo, ma in parte si deve ancora, come dire, sviluppare all'interno dell'aula, quindi non vorrei sembrare, insomma, reticente. Sicuramente in questi mesi di processo noi siamo riusciti a far entrare delle carte, che diventassero atti, degli appunti di Mauro che non erano stati trovati, in parte forse per una quantità di carte archiviate, accumulate in questi lunghi 23 anni dove gli inquirenti si sono sempre succeduti, no? Non è stata la stessa persona, poi c'è stato anche un passaggio nel 97 da Trapani a Palermo, quindi diciamo che una quantità, una mole di carte che forse le persone non hanno neanche avuto il tempo di studiare bene. Poi quello che è successo è che mia madre, nell'immediato dell'omicidio, ha consegnato a persone vicine di Trapani, con quale mio padre parlava e aveva rapporti, plichi di appunti di Mauro personali, quindi in questi mesi li abbiamo raccolti, li abbiamo subito consegnati ai PM in aula e siamo riusciti, attraverso l'acquisizione di questi atti, a far emergere delle cose che in questi 23 anni si erano, come dire, lasciate scorrere sopra, per cui per esempio appunto si scopre, siamo riusciti solo adesso a far emergere in aula che Mauro mesi prima di essere ucciso era stato chiamato dai carabinieri come testimone a deporre su tutta una serie di indagini che stava svolgendo su cose importanti, forti, però appunto non vorrei sbilanciarmi troppo e toccare, però insomma sicuramente il fatto che noi siamo riusciti a far emergere cose di cui non si era mai parlato e acquisirne altre, adesso c'è la possibilità. E io a breve vorrei anche fare in modo che i giornalisti interessati potessero accedere a questi documenti. Nella pagina che ho creato su Facebook ho detto che dobbiamo trovare un modo di mettere lì anche le trascrizioni integrali delle udienze, in modo che possa anche essere un archivio gratuito per chi abbia voglia di studiare in maniera un po' più approfondita quello che è successo. Se adesso ci sono agli atti del tribunale, ci sono tutti gli appunti di Mauro che fanno vedere come lui studiava, perché lui studiava proprio una serie di cose, e quali erano le carte e gli studi che stava preparando per questa trasmissione che sarebbe iniziata in autunno, quindi insomma un mese dopo l'uccisione, dove i temi erano proprio quelli, dove i temi erano i traffici, quindi sono cose importanti. Io lo dico sempre, comunque vada questo processo, poi uno ci spera, comunque vada, si sta creando una scatola di carta
dove dentro entrano degli atti giudiziari, sono cose importanti, perché certo. Io in questo libro racconto che in questi anni ti scrivono molti giovani che vogliono fare le tesi su tuo padre, e tu vedi giovani che ti chiamano, che vogliono studiare tuo padre, che i documenti a cui attingono per scoprire chi era il tipo di lavoro sono dei documenti, dei libri ignobili, libri che non dovevano essere scritti. L'idea quindi di avere una scatola di cartone, un baule, che possa diventare lo strumento attraverso il quale, al di là della sentenza, chi vorrà scoprire chi era Mauro Rostagno. E non, io poi li ho amati tutti e penso che alla fine poi fossero, che lui sia sempre stato coerente, ma non innamorarsi del Mauro che fu il leader del 68, non innamorarsi del Mauro, poi era sempre lo stesso Mauro, ma innamorarsi dell'ultimo Mauro, il più maturo, che aveva deciso di essere un trapanese e di fare quella cosa lì, la lotta. Quindi per questo quando dico un regalo essere in un'aula, è perché comunque al di là di come andrà, tu riesci a creare una base che è un documento che rimane, diventa un pezzo di storia. Ah, questo mi sembra fondamentale, e tu comunque nel libro in realtà dici delle cose anche abbastanza precise, importanti, io mi permetto di sottolinearle. Tu parli a un certo punto di un verbale di assunzione di informazioni dell'8 ottobre 96, la chiami un po' la scatola nera, a un certo punto tu parli un po', tu crei anche questa, diciamo, attenzione del lettore e che ti segue in qualche modo, devo dirti, anche un po' di suspense, perché tu apri queste scatole, escono delle cose. Da questa scatola nera si parla di una testimonianza che a un certo punto piomba diciamo a Trapani, e di un personaggio che si chiama Sergio Di Cori, ma tu in particolare descrivi, ed è qui che voglio, un video, è il video che questo Sergio Di Cori, se non ho capito male, dichiara di aver visto e che descrive, ma che tu comunque inserisci nel libro. Tu parli di questo aeroporto di Chinisia, vicino a Trapani, di questo aereo che arriva, scendono delle casse da questo aereo, sono armi, tu lo dici, parli addirittura tu di Kalashnikov, e sull'aereo invece vengono messe derrate alimentari, e parli anche di persone con passamontagna, di altri con la mimetica. Questa descrizione tu da dove l'hai acquisita? Allora, quando ho deciso di fare il libro, appunto, che in qualche modo, no, è un continuo passaggio da cose mie personali a fatti oggettivi esterni, ho subito chiarito ad Andrea, il coautore di questo libro, come volevo approcciarmi rispetto alle varie diverse ipotesi, e gli ho detto di fare estrema attenzione a raccontare tutto quello che è successo, distinguendo da fatti appurati e fatti non appurati, perché io credo che questa sia una cosa molto grave, che ci sono molti libri di mafia che vengono scritti, io insomma sono un po' appassionata, no? Ti capita di leggere delle cose dove molti giornalisti, troppi giornalisti, dimenticano l'uso del condizionale. È un vero peccato, è un tristissimo questo dimenticarsi, che tu puoi comunque raccontare, e purtroppo il nostro paese è pieno di cose che noi sappiamo che sono successe, ma mancano le prove. Allora io non dico che non vanno raccontate, perché decidere di non raccontare le cose che non sono state decise e scandite da una sentenza vorrebbe dire vivere in un altro paese. Però le cose andrebbero raccontate usando il condizionale, facendo una distinzione tra quello che è verosimile. Quindi io ho raccontato la deposizione di Sergio Di Cori, che è dell'8 ottobre del 1996, lui si presenta arrivando dall'America nel momento in cui mia mamma è in carcere, lui ci contatta, noi contatta me e i miei avvocati, gli avvocati di mia madre, lo mettiamo in contatto con i PM, perché appunto lui dice devo tornare in Italia a dire la verità, fa questo interrogatorio con il PM
del momento, Gianfranco Garofalo, e viene fuori questo verbale dove si dicono cose molto forti, e tutti i nomi di persone coinvolte che quindi potrebbero testimoniare e dare, insomma, non ci sono più. Quindi io nel libro racconto questa deposizione di Licori, però la lascio al condizionale. Credo che sarebbe stato sciocco omettere questa ipotesi, ma la metto sotto forma di ipotesi. Ecco, perché comunque, scusa, la descrizione del video, che è sintetica, però è molto precisa, anche abbastanza forte, perché riportata da verbale. È riportata da verbale. E poi c'è, cioè, anche, scusami, solo una precisazione, sì, giusto per capirci. Di Cori non è citato tra i testi del processo. Sì. Io non ho delle mie particolari teorie, non ho mai avuto delle mie particolari teorie, voglio la verità qualunque essa sia, però Di Cori non è citato tra i testi, quindi questo è un fatto oggettivo. Ma un po' un'idea che tu ti sei fatta rispetto a questo video, cioè ti è capitato per esempio alla fine, in quegli anni, in quell'anno, 1988, di notare qualcosa, non so, tuo padre più preoccupato, c'era qualcosa di strano, c'era qualcosa che lui aveva visto che poteva in qualche modo tenere nascosto, di cui ha parlato con tua madre o con Francesco Cardella? Cioè tu hai avuto, anche se eri piccola, voglio dire giovane, magari non sei stata coinvolta in questa discussione, ma dico, hai notato qualcosa? C'era qualcosa di diverso in quel periodo? Allora, noi abbiamo, io personalmente ho sempre visto, e anche mia madre, una cassetta audio, quindi una banalissima cassetta audio da stereo, che Mauro teneva in camera negli ultimi 6 mesi, con un'etichetta con scritto non toccare, una cassetta che né io né mia madre abbiamo mai ascoltato. E la mattina dopo, il 27 settembre, io sono andata in camera di Mauro a cercare una lettera dove mi spiegasse qualcosa, e ho cercato quella cassetta che non c'era. Quindi noi abbiamo, io no in realtà, perché sono stata sentita per la prima volta nel 95-94, ma insomma mia mamma ha subito detto di questa cassetta. E in questi anni c'è sempre stata un po' di confusione, forse non tanto per i PM, ma per le notizie che venivano poi recepite, quindi scritte, raccontate dalla stampa, questa confusione tra cassetta audio e video. Noi abbiamo sempre parlato, e io l'ho proprio vista con i miei occhi, di una cassetta audio. Delle cassette video ha parlato Di Cori e poi altre persone che non avevano a che fare con Di Cori ma con Mauro, quindi insomma diciamo che è verosimile, usiamo la parola verosimile. Io per diretta conoscenza no, e anche questo, appunto, questi aloni che si sono usati ogni tanto, raccontati, questa atmosfera cupa di Mauro degli ultimi mesi, il mio vissuto con lui non era di una persona né preoccupata né tantomeno depressa, al contrario, ai primi di settembre lui a Lenzi, la comunità dove vivevamo, aveva coinvolto tutta una serie di ragazzi nelle scenografie per questo spot che sarebbe stata la sigla di questa nuova trasmissione, quindi era anzi in un momento di grande progettualità, quindi non, infatti io cerco anche di raccontarlo, insomma per me è stato proprio una cosa, non c'era un'atmosfera, non era rassegnato, non aveva dato a me poi nessun segnale. A posteriori poi uno può pensare, appunto, che era particolarmente affettuoso, abbiamo fatto più cose insieme del solito, però potevo anche legarlo al fatto che appunto avevo 15 anni, iniziava anche un altro tipo di rapporto, no? Iniziava anche un, così dovevo scegliere il liceo, insomma iniziava un rapporto diverso, per cui si creavano anche situazioni diverse, però
perché nel libro di Giuseppe D'Avanzo che tu hai letto, so che ne parli anche nel tuo testo, appunto, lui dice dobbiamo cercare la verità negli ultimi 90 giorni della vita di Mauro. Questa è una frase che viene scritta, almeno che tu riporti, di D'Avanzo, che sappiamo è un giornalista di Repubblica, morto tra l'altro ad agosto scorso di infarto, e che aveva scritto questo libro, per cui pare che poi avesse anche chiesto scusa, che era intitolato Un delitto tra amici, scritto con Attilio Bolzoni e un altro giornalista. Poi ci sono altri, io ti cito, ieri per esempio parlavo anche con questa amica che anche qui credo oggi, Gilda Arcuri, no? Lei mi diceva ma negli ultimi tempi Mauro cercava tutti noi, cioè era come se ci volesse rivedere, risentire, sembrava un po', sai, in genere queste cose accadono quando qualcuno è preoccupato di qualcosa, non lo so, questa adesso non voglio fare, però sono così sensazioni che abbiamo un po' raccolto anche attraverso alcune, alcuni contatti. Ecco, rispetto a questa frase di D'Avanzo e a questo libro che tu hai contestato. Allora, rispondo a tutte e due le cose. Allora, rispetto al fatto che Mauro stesse cercando di riallacciare rapporti, diciamo, con i vecchi compagni, chiamiamoli così, io penso che siano successe due cose fondamentali nell'ultimo anno di Mauro, che siano la causa di questo riavvicinarsi. Intanto a Trento nel febbraio 88 la facoltà di sociologia ha organizzato il ventennale, quindi c'è stato questo 3-4 giorni di incontri, conferenze, cene di tutti loro. Mauro mi ha chiesto di andare con lui, è stata l'occasione per me di scoprire cosa Mauro aveva fatto, perché io solo allora ho scoperto di questo famigerato 68. Mauro era uno che non ti raccontava, cioè era molto sul presente, quindi. E fu un'esperienza molto forte, molto bella per lui. Molti di loro io li ho conosciuti e insomma sono tuttora persone molto vicine alla mia famiglia. E sicuramente per Mauro, che era diventato giornalista, perché quando Mauro ha iniziato a lavorare a RTC, la causa, il motivo scatenante di andare a lavorare a RTC era di inserirsi meglio nel territorio, perché comunque la comunità samana era una comunità alternativa, poneva un modello meno accettabile degli altri modelli di comunità esistenti. Loro erano personaggi singolari, perché sia Mauro Rossagno che Francesco Cardella erano due persone che avevano un loro trascorso ed erano persone, come dire, che non passavano inosservate, no? In una piccola comunità come è la comunità trapanese. Quindi c'era stata questa idea di inserirsi proprio per integrarsi nel territorio, perché se poi vuoi vivere in un posto non puoi solo, no? All'inizio puoi creare la tua isoletta, ma poi è uno scambio, è il vivere il territorio, quindi è iniziata così l'avventura e poi è diventata un'altra cosa. Io nel libro uso dei pezzi di lettere tra Mauro e Renato Curcio, perché secondo me sono molto belli e raccontano molto bene con le parole di Mauro questa cosa, come lui lentamente ha scoperto che RTC non era un andare lì e inserirsi, è diventato proprio, passava meno tempo in comunità, è diventata la sua passione. Andare a Trento e rincontrare tutta una serie di persone, molte delle quali anche loro giornalisti su testate, è stata una cosa molto stimolante. Tornato a Trapani mi ha subito chiamato Enrico, Franco, insomma, mi ricordo ancora che tornando a casa a Roma all'improvviso decise di scendere per andare a trovare dei suoi vecchi amici, fu una cosa forte. E poi, forse ancora più forte, l'avviso che ricevette per Calabresi. Un avviso di garanzia? L'avviso di garanzia, adesso noi usiamo questo termine, io non lo so, ne parlavamo stamattina, perché avviso di garanzia ormai c'è entrato, sì. Cioè, come era un altro formato dei fatti. Esatto, sì, è un termine. Sì. Che, questa fu una cosa molto forte per Mauro, io faccio sempre leggere, ho anche nella pagina su Facebook, ho messo integralmente i comunicati e le trascrizioni dei
redazionali che fece Mauro, perché fu una cosa che Mauro, che aveva smesso, no? Era un outsider, lui era un cane sciolto, non era rimasto all'interno di un gruppo e tutto, questa cosa lo ferì molto, lo fece in lui dice delle frasi molto forti in questa pagina dove dice: lotta continua, che è un pezzo del mio passato a cui non appartengo più, ma che non rinnego. Cioè scatenò anche una cosa di rivendicazione del suo passato, dice delle parole bellissime, a cui non voglio rinunciare, al nostro onore, alla nostra dignità. Quindi secondo me queste due cose insieme gli hanno anche, e poi comunque studiando quello che succede a Trapani, andava al centro Umberto Santino, insomma, se vuoi combattere, studiare, fare qualcosa a Trapani, non puoi non essere legato anche a un contesto più largo. RTC poi a pochi mesi dopo l'omicidio si sarebbe allargato anche come recezione, per cui io credo che fosse più quella cosa lì a spingerlo a ritrovare dei rapporti abbandonati anni prima per creare una rete, perché poi le cose si fanno insieme, non sei tu singolo, devi creare una rete se vuoi essere efficace nella tua lotta. Io ho sempre, ripeto, non è una cosa che dico perché ho dell'affetto nei confronti di persone, ma penso perché sia molto più logico, e conoscendo i fatti e le carte, pensare a una cosa così che non a un momento di scoraggiamento o di solitudine. Ecco, ricordiamo ai nostri radioascoltatori anche che qui le piste seguite, le intuizioni che poi sono state smentite più o meno, sono state anche che questo delitto fosse maturato dentro il gruppo di lotta continua. Poi c'è stata la tesi di cui parlavi prima, che addirittura Chicca Roveri ha avuto 11 giorni di carcere perché era stata una delle prime indagate. Ma al di là di quello che sarà il processo, io vorrei tornare su una figura di cui tu parli e non parli, lo lasci molto nell'ombra, che è fondamentale un po' per la storia anche di Mauro, cioè Francesco Cardella. Ora, Francesco Cardella ha incontrato Mauro, se non ho capito male, in qualche modo in questa esperienza in India, cioè loro hanno iniziato questo viaggio insieme in India, forse è stato lui a anche spingerlo a prendere questo passaporto per l'India, e poi hanno costruito insieme la comunità Samana a Trapani. Ma Francesco Cardella, trapanese, uomo particolarissimo, pornografo, un grande, se vogliamo, imprenditore da un certo punto di vista, dall'altro insomma anche lui è morto tra l'altro ad agosto, anche lui dopo Giuseppe D'Avanzo, questa è una cosa anche molto curiosa, a distanza di poco tempo muore anche lui di infarto in Nicaragua, perché Francesco Cardella dopo la morte di Mauro Rostagno praticamente lascia l'Italia. Tu la vedi un po' come un abbandono, ne parli un po' così? No, guarda, allora le cose sono così: Mauro e Francesco si conoscono negli anni di Macondo, già a Milano. Sì, è il momento appunto dove Mauro inizia la sua fase ricreativa, chiamiamola così, anche se è molto banale, macchiettistico. Comunque, insomma, in quel periodo lui conosce Francesco Cardella. Entrambi frequentano un mondo di persone che hanno già avuto a che fare con Bhagwan, il maestro in India, tipo Andrea Valcarenghi, dire nudo, e si piacciono. Sono due persone completamente diverse, di due mondi diversi, ma loro due si piacciono. Io ho cercato in questo libro di anche raccontare, insomma, persone che comunque sono state importanti nella vita di Mauro, senza dare io delle parole o dei giudizi, perché oggettivamente se uno vuole raccontare la vita di Mauro Rostagno deve parlare, accennare a Renato Curcio, deve accennare a Francesco Cardella, poi può decidere se dare più o meno spazio, però insomma io quando racconto le cose di mio padre non cerco il meno possibile di dare io parole. Questi due uomini erano completamente diversi per estrazione sociale, per tipo di formazione, però si sono scelti. In India l'amicizia si è fatta molto più stretta, e poi quando questo maestro indiano ha deciso che ci si trasferiva in America,
Mauro non aveva voglia di andare in America, forse era un retaggio culturale, io credo, degli anni fatti, battaglie. E quindi siamo tornati a Milano e dopo 2 anni di India Milano era particolarmente, come dire, grigia e triste, e Francesco aveva questo bellissimo posto in Sicilia e gli invitò a trasferirsi lì. Quindi andammo lì e poi dopo una serie di fasi diverse fondarono la comunità. Francesco non è andato in Nicaragua dopo l'omicidio di Mauro, perché Mauro viene assassinato nell'88. Francesco Cardella ha iniziato la sua latitanza, che poi neanche latitanza è, perché di fatto poi non era ricercato, quindi non, la parola latitanza non è neanche corretta, dal 95 in poi, quindi ha fatto molti anni, è rimasto in Italia, poi nel 95 ci furono un po' di scandali legati, diciamo, alla gestione economica di Saman, e Cardella decise di trasferirsi in Nicaragua, quindi non è... sarebbe scorretto dire. Quando io parlo dell'abbandono di Cardella, parlo del fatto che Cardella è una persona che io non ho scelto, è diventato un membro della mia famiglia. Tra l'altro aveva anche un tipo di personalità e fisicità per la quale non avevo un rapporto con lui molto fraterno, come magari l'ho con altre persone, ma è sicuramente una persona che il giorno che è morto Mauro si è posto nei miei confronti come una figura di riferimento. Quindi il 22 luglio del 96, che è successa una cosa molto forte, il suo sparire è stato un abbandonarci, tutti e tre. Ognuno è libero di scegliere per se stesso, insomma, però ci ha abbandonati in un momento dove sarebbe stato più coraggioso e umano affrontare quello che c'era da affrontare. Parlare di Francesco Cardella anche per l'ultima intervista che lui stesso aveva rilasciato implicherebbe una trasmissione a parte, cioè un uomo da... Ah, e poi aspetta, sulla domanda sul libro, il libro di Bolzoni è d'avanzo, non è d'avanzo che dice che Mauro fu ucciso per quello che successe negli ultimi 90 giorni, d'avanzo riporta un'affermazione fatta da mia zia. Da Carla Rostagno, sì. Quindi non è un sentimento di D'Avanzo. Io con Giuseppe D'Avanzo ho avuto dei rapporti negli ultimi tempi. D'Avanzo è stato uno dei pochissimi giornalisti a venire in aula e a rilasciare, a fare un'intervista a mia madre, che è stata pubblicata in prima pagina di Repubblica, ed è stato un bellissimo modo di chiedere scusa. L'incipit dell'intervista a mia madre, fatto da D'Avanzo, autore di quel libro, è molto importante da leggere, perché D'Avanzo inizia scrivendo per 3 righe Chicca Roveri, che ha conosciuto la cattiveria e l'ingiustizia della giustizia dei giornalisti. Quindi D'Avanzo aveva cambiato idea su quello che scrisse in quel libro. Sì, infatti voglio dire, come vedete qui stiamo entrando, ovviamente si aprono tante finestre, ci sarebbero tante trasmissioni, ma non è detto che non le faremo. Io però vorrei tornare sulle cose anche che trovo nel libro, cioè per una persona che legge il libro, quindi su Francesco Cardella tu parli davvero poco, mentre Francesco Cardella è un personaggio che stuzzica molto, e soprattutto perché poi lui l'abbiamo trovato ambasciatore dell'Arabia Saudita in Nicaragua. Quindi sicuramente un finale veramente incredibile, proprio da romanzo, e tra l'altro sulla sua pagina Facebook, che io ho visto, insomma, tutti, moltissimi amici, anche ancora il Partito Socialista, Claudio Martelli tra i suoi amici su Facebook, fino, questo devo dire, proprio al giorno in cui anch'io ho appreso la notizia della sua scomparsa dai giornali. Ma perché torno su Francesco Cardella? Perché poi anche tu nel libro citi a questo punto altri fatti particolari, come la morte di Ilaria Alpi, viene raccontata e messa in qualche modo in collegamento con questa pista del traffico di armi, di cui probabilmente Mauro Rostagno stava cominciando a capire che a Trapani accadeva qualcosa, e c'è un collegamento perché Ilaria Alpi vide
forse una delle ultime persone che incontrò prima di essere uccisa, una persona che aveva fatto parte della comunità Saman e che era in contatto con Francesco Cardella. Su questo tu puoi dirci qualcosa? Allora, su Francesco Cardella non ho parlato molto nel libro, perché io ho troncato i rapporti con quella persona il 22 luglio del 96. Io sono una persona abbastanza tollerante, ho a che fare con persone che la pensano diversamente da me. Su alcuni punti sono intransigente, quindi se scappi dall'Italia e abbandoni degli amici, io con te non ho più nulla da spartire. Quindi Francesco Cardella è diventato rappresentante lì l'Arabia Saudita. Cosa lui abbia fatto della sua vita, ho smesso di interessarmi dal 22 luglio 96, ho proprio smesso, quindi ne so quanto ne sanno tutti dalle interviste. Appunto, anche nell'ultima intervista che rilasciò a un giornale trapanese, fu molto mediocre in alcune dichiarazioni che rilasciò, molto impreciso. Infatti, il mio unico commento che ho sempre fatto quando qualcuno mi diceva di Francesco Cardella, dicevo, insomma, l'unico luogo in cui è giusto parlare dell'omicidio di mio padre è l'aula. Quindi, se uno ha qualcosa da dire, si presenta in aula e parla. Rilasciare interviste al giornalino trapanese locale durante un'udienza non la trovo una cosa corretta, soprattutto da una persona che comunque appunto si dichiarava essere il grande amico. Quindi su Cardella è proprio stata una scelta, non perché non ho francamente molte cose da dire, sarebbero cose inutili e irrilevanti. Rispetto all'Aria Alpi e alle singolari coincidenze, perché ce n'è anche tante altre, c'è Vincenzo Li Causi, insomma, lì è molto interessante. Uso in qualche modo lo stesso escamotage che uso per Sergio Licori. Sono ancora tutte cose da verificare. Non sarebbe stato corretto non scriverle, perché ripeto, non si può raccontare solo quello che ha già stabilito e sentenziato, però mi attacco a dei libri usciti, riporto delle cose proprio perché non sono cose di cui ho elementi nuovi, altrimenti prima di Certo. scriverle in un libro li avrei lasciati in aula. E appunto si sta svolgendo un processo per cui, insomma, era corretto segnalarli affinché uno possa poi decidere di approfondire la cosa, ma non ho elementi più concreti se non appunto riportare, si dice, e coincidenze che sicuramente andrebbero approfondite, ma non ho io gli strumenti per verificare né se è vero quell'incontro che Ilaria Alpi ha fatto con quel personaggio, né tantomeno. Beh, allora davvero Maddalena Rossano, ti ringraziamo per questa lunga conversazione e devo dire anche per chi leggerà il libro, ricordiamo Il suono di una sola mano, edito Il Saggiatore di Maddalena Rostagno e Andrea Gentile, che diciamo, gli elementi comunque che vengono dati, gli ingredienti sono tanti e sono molto comunque interessanti sia per chi voglia capire un po' questo mondo, diciamo, dagli anni 80 ad oggi in Italia e sia per chi voglia anche conoscere un po' meglio da dentro anche un po' la vita di Mauro Rostagno. Grazie Grazie. Maddalena Rostagno e buon proseguimento. Non so come farete. Grazie. Non ti preoccupare. Quanto siamo stati? E Tanto. che poi è. E Grazie. bisogna Grazie. di spazio dentro il sito è tuo, eh? Quello della radio abbiamo 100.000 persone che lo seguono, per cui tieni conto. Poi se vuoi pubblicare tutta questa cosa che hai detto, questi documenti, queste Comunque, cose, la pagina quello dentro sì, certo lo che puoi ho usare mandato quando dentro vuoi, sì. cioè, ora ti do il mio numero. Sì, noi abbiamo la pagina Facebook di Radio Sacrofanti, possiamo linkarla alla vostra. No, non solo Facebook, già quella di Sì, ma linkarla alla loro, già. anche così dovrebbero, poi appunto non so. Quindi,